Oggi prepariamo la caprese al limone, vi faccio vedere quali sono gli ingredienti. 125 g di zucchero, e comunque poi tutti gli ingredienti li troverete elencati sul mio blog. 180 g di mandorle tritate a farina, o farina di mandorle. Qui c'è il burro, e sono 100 g di burro e 150 g di cioccolato bianco. Servirà un cucchiaino piccolo, diciamo 2,5 grammi qua, di lievito per dolci, il succo di mezzo limone e mezzo limone grattugiato, uno stampo da 20 centimetri, io l'ho già imburrato e infarinato, e 3 uova. Quindi questi sono tutti gli ingredienti, adesso procediamo. Riscaldiamo il forno a 175 gradi. Statico. Ho sciolto il burro e adesso che è ancora caldo lo vado a versare sopra al cioccolato qui bianco, in modo che il cioccolato si sciolga pian pianino a contatto con il burro. Il burro e il cioccolato vanno mescolati un pochino per un po', finché appunto il cioccolato non si scioglie bene bene, e poi lasciamo questo composto da parte, lo facciamo raffreddare. Mettiamo lo zucchero nel cestello della planetaria e poi andiamo ad inserire le uova direttamente, tutte e 3, voilà, in questo modo, e andiamo a montare tutto a velocità massima in planetaria con la frusta. Adesso che le uova sono abbastanza montate, posso aggiungere il succo di limone e continuo però a montare sempre a velocità alta. Inserisco la farina di mandorla e adesso faccio girare però lentamente la macchina. Adesso inserisco il burro e il cioccolato e faccio girare la macchina sempre lentamente. Ho versato il composto qui nello stampo, adesso lo faccio cuocere per 45-50 minuti. Dopo 3 ore di raffreddamento possiamo capovolgere la nostra teglia, e quindi ecco qua la nostra torta caprese è pronta. Io ci ho messo su dello zucchero a velo e quindi è pronta per essere gustata. Questa è una fettina di torta, come vedete è super morbida, si scioglie in bocca. Io spero che il video e la ricetta vi siano piaciuti, se è così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate, fatemi sapere se vi piace la torta caprese al limone e se proverete a fare questa ricetta. Vi saluto e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!